Ciao! Ciao! Allora, questo sarà il secondo video riguardante il triangolo dell'esposizione. Sì. E in questo video parleremo di? Parleremo dell'otturatore e della velocità dell'otturatore. Benissimo. Questo è un altro parametro molto importante per regolare l'esposizione delle vostre fotografie. Okay. Definiamo subito che cos'è l'otturatore. L'otturatore è un marchingegno che permette alla luce di raggiungere il vostro sensore o la pellicola della vostra macchina fotografica. Se anche voi ne avete una un po' antica. Funziona così. Ti chiederei gentilmente una mano? Mi sta facendo la proposta. No, non la mano, una mano, una delle due. Supponiamo che la mano di Linda sia il sensore della vostra macchina fotografica. Devi così? Sì, devi stare così. L'otturatore è formato da due tendine. Una si troverà davanti al sensore prima dell'inizio dell'esposizione. Quando voi premete il tasto per scattare una fotografia sulla vostra macchina fotografica, la prima tendina si abbasserà, lascerà il sensore esposto alla luce che arriva dall'obiettivo. Dopodiché, quando l'esposizione sarà terminata, una seconda tendina si chiuderà e andrà a impedire alla luce di colpire ancora il sensore della vostra macchina fotografica. Ma non è quella che torna su? No, ce ne sono due. Quando tutto quanto è finito, la macchina provvederà a ripristinare la posizione delle due tendine come erano prima e queste saranno pronte per una nuova esposizione. Ok. Sì. Si riesce a vedere? Si riesce a vedere. Allora, nelle macchine fotografiche a pellicola, le due tendine dell'otturatore si possono facilmente vedere. Questo è il dorso della macchina fotografica. Vedete, questo ricquadrino in tessuto è la prima tendina dell'otturatore. La prima quella che sta davanti al, in questo caso, alla pellicola, che si troverebbe esattamente in questa posizione. Cioè, sensore in quelle moderne, pellicola in quelle... Esattamente, in quelle passate. Solo che quelle col sensore non si possono aprire, quindi... Ok, quindi se io premo il pulsante di scatto, la prima tendina si abbasserà, lascerà la pellicola, che si trova qui, lo ricordo, esposta alla luce. Quando a questo punto arriva la macchina fotografica, deciderà che l'esposizione è finita, la seconda tendina andrà a coprire la pellicola e impedirà alla luce di colpire la pellicola ancora. Dopodiché, quando io vado a ricaricare manualmente tutto quanto, si vede che le due tendine si rimettono al posto. Quindi la prima tendina è ancora davanti al sensore o alla pellicola, schiaccio, si apre, lascio, si chiude. Ma la velocità dell'otturatore è quella che si misura con la frazione di secondo? Esattamente. Questa è sempre la nostra macchina, metteremo l'ingrandimento di questa ghiera nel riquadrino. Vedrete che la velocità dell'otturatore può essere impostata in diversi modi. Allora, innanzitutto, questa lettera B che si legge è quella che vi permette di regolare manualmente l'esposizione, quindi premendo il tasto di scatto aprite l'otturatore, lasciandolo andare lo chiudete. La macchina fotografica di suo funziona e lascia impostare in questo caso una velocità che è di un secondo. Sentite il meccanismo recente, no? Di un secondo, oppure vi lascia scegliere mezzo secondo, che è indicato in questo caso con due. Via via vi fa... Due? Perché hanno evitato di scrivere 1/2. Sulle reflex moderne avete le velocità che sono sopra il secondo, vengono indicate come un numero intero. Le velocità che stanno tra un secondo e un quindicesimo di secondo possono essere indicate con 0, qualcosa, qualche numero che vi indica il tempo. Se andate su velocità che sono da un quindicesimo di secondo in su, credo, fino a un ottomillesimo di secondo, avete la frazione, avete 1/15, 30, 60, 125. Ho capito. Anche la velocità dell'otturatore funziona con gli stop, si misura in stop, quindi se io passo da una velocità di un secondo a una velocità di mezzo secondo, io ho dimezzato il tempo in cui la luce può impressionare la pellicola. Quindi in fotografia, quando voi vi spostate e regolate questi parametri, le unità fondamentali sono sempre quelle che vi permettono di dimezzare o raddoppiare la luce che colpisce. Quindi anche qua uno stop vuol dire dimezzare. Esattamente. O raddoppiare. Se si riduce di uno stop si dimezza, se si aumenta di uno stop si raddoppia il tempo di esposizione.
La velocità dell'otturatore ha diverse implicazioni sulla vostra immagine. Quella fondamentale, quella per cui tutti usano una determinata velocità dell'otturatore, è la capacità di congelare oppure catturare il movimento nelle vostre foto. Prendiamo il caso di una cascata. Se voi fate una fotografia all'acqua che scende dalle rocce impostando una velocità dell'otturatore molto rapida, ad esempio un millesimo di secondo o anche più alta, voi avrete la capacità di produrre un'immagine dove si vedono le singole goccioline di acqua a mezz'aria che si muovono. Praticamente l'acqua della cascata sarà completamente bloccata. Se invece fate la stessa foto impostando una velocità ad esempio di mezzo secondo, la cascata apparirà tutta bianca e setosa. Un'altra cosa che si può fare è fare le foto soprattutto di notte ai laghi o ai mari, alle superfici d'acqua, lasciando una velocità dell'otturatore molto lenta di 15-20 secondi, riuscirete a produrre delle immagini in cui la superficie del lago sarà perfettamente piatta, o se ci sono delle correnti particolari in qualche zona vedete una specie di setoso. Sì, esatto, si chiama effetto seta. Magari mettiamo delle foto poi alla fine del video per farvi capire. Un altro modo per sfruttare una velocità dell'otturatore molto lenta durante il giorno è quello di mettere un filtro davanti al vostro obiettivo. Mettete un filtro che è molto scuro e lascia passare molta poca luce, e questo vi permette di fare delle foto con l'effetto seta anche di giorno. Senza filtro. Quello che ti ho regalato io. Quello insomma. Che mi hai regalato tu, esatto. Quello che non tu porta mai dietro. Tu c'hai l'occhio lento, c'hai l'occhio lungo. Lento, c'hai l'occhio lento. Un'altra occasione in cui vi potrete divertire scegliendo diverse velocità dell'otturatore sarà quando fate delle foto degli oggetti in movimento, oggetti o persone. Se avete un vostro amico che corre, gioca a pallone, se usate una velocità dell'otturatore molto rapida riuscite a fermare l'azione magari mentre sta saltando, mentre sta prendendo la palla di testa. Se invece usate una velocità dell'otturatore molto lenta, potete fare una foto accompagnando la macchina fotografica in cui si vede il busto del vostro amico e la scia fermo, e magari le sue gambe sono un pochettino suocate per dare senso del movimento, e quindi uno che vede la foto capisce subito. Perché non le fai a me con tutto il movimento che faccio? Perché ti fare le foto dal letto a giù, da giù al letto, dal letto al divano. Vi do un consiglio: quando scegliete la velocità dell'otturatore, non sceglietene mai una che sia più lenta della lunghezza focale della vostra lente. Voglio dire questo: se montate una lente come questa, che è un 50 mm, non scegliete mai una velocità più lenta di un cinquantesimo di secondo. Questo ovviamente se state scattando con la macchina fotografica in mano. Se l'avete su un cavalletto potete scegliere la velocità che vi pare. Questo perché una velocità dell'otturatore superiore alla lunghezza focale della vostra lente vi aiuta a non ottenere delle foto molto mosse. Se avete un teleobiettivo molto, molto lungo, è molto difficile fare delle foto a fuoco avendo velocità dell'otturatore di un cinquantesimo di secondo, ad esempio. Dovete stare su un cinquecentesimo, un millesimo. Cioè deve essere molto veloce, perché ogni leggerissimo movimento delle vostre mani, se avete una lunghezza focale molto lunga sul vostro soggetto, causano movimenti dai centimetri ai metri, dipende dall'obiettivo che state usando. Quindi anche sulla velocità dell'otturatore abbiamo detto praticamente tutto. Sì, è un discorso molto rapido sulle cose basilari che sono da tenere in considerazione. Ovviamente, come in ogni video, lo diciamo sempre, ma se avete delle domande scrivetecele, comunque cercheremo di rispondervi nel più breve tempo possibile. Ci manca appunto l'ultimo video che faremo subito dopo, riguardante la sensibilità ISO, quindi non perdetevi il prossimo video, un bacione, ciao! Ciao!